Allora, oggi ci prendiamo del tempo per discutere insieme, ragionare del libro del professor Sabino Cassese, Il governo dei giudici, un pamphlet assai tagliente, e lo facciamo, direi, con la persona più adatta, probabilmente, che è il procuratore. Io mi ostino a chiamarlo Ex, procuratore, anche se no, ormai ex presidente. presidente ormai del Tribunale Vaticano, quindi diciamo ha cambiato mestiere, ma fino a un Un certo certo punto. punto, Giuseppe Pignatone, che peraltro per la terza ha scritto un libro che ha molto a che fare con l'argomento di cui discuteremo oggi, che è fare giustizia. Allora, io comincerei dal titolo di questo libro, se voi siete d'accordo, per farvi una domanda. La faccio innanzitutto al professor Cassese. Cioè, esiste il governo dei giudici? Beh, intanto questo libro, questo titolo posso dire è copiato, no? Perché in realtà è il titolo di un libro famosissimo in tutto il mondo, edito in Francia da uno studioso molto noto, Lambert, che un secolo fa ha scritto un libro, Le gouvernement des juges, in cui illustrava l'esperienza del ruolo dei giudici negli Stati Uniti d'America. E con questa espressione nel mondo è stato identificato il ruolo diverso e più forte che svolgono i giudici nelle società moderne. Perché secondo Montesquieu, cioè quello che ha costruito, diciamo, i tre poteri, e quindi i poteri dei giudici sono nulli, lui dice proprio nulli nel capitolo sesto del libro undicesimo dell'Esprit des Lois. Quindi questo è un fenomeno mondiale, il ruolo importante svolto dai giudici, che in Italia ha presentato delle caratteristiche peculiari. Qual è la peculiarità del governo dei giudici in Italia? La prima peculiarità è l'assenza diciamo, della risposta data dall'ordine giudiziario alla domanda di giustizia. Io sono sempre colpito dal fatto che ci sono 6 milioni di cause pendenti. I giudizi civili si chiudono nei tre gradi di giudizio in poco più di 7 anni e quelli penali in poco più di 3 anni. La fiducia nella giustizia nel giro di circa 10 anni è caduta da circa il 70 al 30%. Il che vuol dire che noi abbiamo oggi una situazione peculiare dell'Italia in cui c'è un ruolo importantissimo svolto dall'ordine giudiziario, ma che non è quello fondamentalmente richiesto all'ordine giudiziario perché sostanzialmente c'è una fuga dalla giustizia. Infatti, se si vedono le ultime statistiche, si vede che c'è una diminuzione dell'accesso alla giustizia in Italia derivante dal fatto che una giustizia troppo lenta non è una giustizia, come dicono gli inglesi, e quindi le persone fuggono dalla giustizia. Questo non lo dico io, naturalmente, lo dicono, cioè, in una delle relazioni del governatore della Banca d'Italia c'è una documentazione di questo fatto, e ci sono degli ottimi studi della Banca d'Italia su questo problema. Nei rapporti economici oggi si cercano dei surrogati della giustizia. Questa è la peculiarità del sistema italiano. Un ruolo importante svolto dalla giustizia nel campo giudiziario, nel campo amministrativo. Basta pensare che il Ministero della Giustizia è dominato tutto da magistrati, che quindi fanno parte del potere esecutivo, pur essendo parte dell'ordine giudiziario. E poi, qual è il paese del mondo nel quale due magistrati hanno costituito due partiti politici? Non mi risulta di nessun paese del mondo, per non parlare dei magistrati che svolgono funzioni di sindaco, di presidenti di regioni, di parlamentari, che hanno svolto funzioni di ministri e così via.
esiste? Ma parlare della crisi della giustizia e della magistratura oggi è come sperare sulla Croce Rossa, siamo tutti d'accordo. Io non sono d'accordo con l'analisi che ha accennato, ovviamente sviluppata molto di più nel libro dal professore Cassese. È ovvio, io parlo solo di penale, quindi facciamo questa doverosa premessa. Secondo me, proprio quando si parla di inefficienza della giustizia, che poi è il capo d'accusa fondamentale a cui oggi, non solo nella polemica giornalistica, ma lo stesso governo giustifica le riforme che sta facendo in nome dell'Europa, prendendo come prima cosa l'inefficienza della giustizia e utilizzando le statistiche, fra cui quelle che ha accennato il professor Cassese. Io dico questo, sono statistiche che, come la famosa barzelletta di Trilussa, dipingono una realtà diversa, parziale. Mancano in queste statistiche due numeri, semplici semplici, 8 e 3. Dico, cosa sono 8 e 3? 8 allude al carico che ogni pubblico ministero italiano, quindi in realtà è l'entrata nell'imbuto della giustizia, no? Quello che viene introdotto da lavorare nell'intero sistema giustizia, il pubblico ministero italiano ha un carico di lavoro 8 volte superiore al carico medio europeo. Quindi significa che noi facciamo una gara di corsa con i nostri concorrenti, semplicemente pigliamo quelli importanti, inglesi, francesi, tedeschi e italiani, gli altri tre hanno alla partenza uno zaino, per dire, di 10 kg, il PM italiano ha uno zaino di 80 kg. Mi pare normale che i tempi si allungano e molto non si riesce a fare. L'altro numerino è 3. 3 sono i gradi di giudizio. L'inglese, col suo zainetto da 10 kg, si fa un giro di pista, cioè un grado di giudizio, è arrivato, non c'è motivazione, c'è il sistema della giuria, non c'è motivazione, non c'è appello, non c'è cassazione, lui ha finito il suo compito. Francesi e inglesi, con il loro zainetto da 10 kg, ne fanno, quando va bene, 2, perché la cassazione è quasi teorica. Il numero è che ci sono meno di 5.000 sentenze della Cassazione penale in Francia e Germania, 55.000, 58.000 l'anno in Italia. L'appello è molto scoraggiato perché esiste una serie di filtri, di sistemi vari, più quello più clamoroso della reformatio in peius, cioè della possibilità di condannare, se l'imputato fa appello e viene respinta, una pena maggiore di quella inflitta in primo grado, che costringe l'imputato e il suo avvocato a pensarci 10 volte a fare l'appello. Invece in Italia, naturalmente, siccome tanto peggio non può andare, chiunque fa appello. Quindi, bene che vada, inglesi e francesi con il loro zainetto si fanno 2 giri di campo. L'italiano col suo zaino da 80 kg deve fare minimo 3 giri, cioè con la Cassazione. Spesso di più, perché se c'è una misura cautelare, un sequestro, allora c'è il ricorso al Tribunale della Libertà, poi di nuovo Cassazione. Quindi la statistica, che è quelle che cita il professore, sono quelle che girano, quelle che ufficiali del Ministero, però dimenticano questo piccolo particolare, che secondo me invece è la cosa su cui si dovrebbe cominciare a incidere. E su questo la magistratura, l'avvocatura no, ma la magistratura e pezzettini della politica dicono: facciamo una seria depenalizzazione, non se ne parla nemmeno. E i provvedimenti sono di segno contrario. Il danno che ha fatto la legge sull'omicidio stradale, sulle lesioni stradali procedibili d'ufficio e non a querela, ha generato decine di migliaia di processi perfettamente inutili, perché il problema è di far avere il risarcimento danni alle persone, non dare 3 mesi all'investitore. La magistratura era contraria, è stata fatta la legge. È stata fatta la legge con cui non è più possibile fare il giudizio abbreviato per l'omicidio. Sembra poco, perché alla fine i processi di omicidio sono un centinaio l'anno, forse meno. Però un processo di omicidio in abbreviato davanti al GUP dura 2 udienze, 3 udienze al massimo. In corte d'assise, come sappiamo dalle cronache dei giornali, almeno un anno e mezzo. Moltiplicato 70-80 è come se noi avessimo buttato 100 anni di tempo come sistema giustizia.
Questo è a monte, perché, ripeto, il capo di imputazione, la giustificazione di tante cose è l'inefficienza della giustizia. L'altra cosa su cui, nel quadro generale, che correttamente dice il professor Cassese, la politica. Vero è che solo qui abbiamo avuto due pubblici ministeri che hanno fatto due partiti, però è anche vero che sono finiti miseramente nel... Uno è abortito addirittura, l'altro è durato lo spazio di un mattino. Dopodiché io sono contrarissimo, ma non io, che poco importa. Da 20 anni a questa parte ci sono posizioni di ANM e CSM, una volta tanto d'accordo fra loro, a fare contro le cosiddette porte girevoli, a chiedere alla politica una legge che in qualche modo riduca il fenomeno del passaggio alla politica. Su questo forse lo stanno facendo ora, dico forse perché le cronache quotidiane non sono rassicuranti, ma dico è 20 anni che, se pigliamo i verbali del Consiglio Superiore dell'Associazione Nazionale Magistrati 20 anni fa, troveremo questo problema. Poi sul Ministero di Giustizia sono d'accordissimo, professore, che almeno 2/3 o 3/4 dei magistrati che ci sono dovrebbero andare via ed essere sostituiti da funzionari. Mi pare un po' più delicato i ruoli apicali, ma lì si potrebbe andare a distinguere. Il capo dell'ufficio legislativo potrebbe essere benissimo un professore di università o un avvocato. Sul disciplinare probabilmente è meglio che sia un magistrato per non avere una pesantissima ingerenza di un qualcuno da fuori. Però su questo, che il fenomeno delle porte girevoli, come per usare lo so, vada ridotto, mi pare chiaro. Sulla politica magari vengo dopo, che non voglio prevaricare la rapidità del professore. No, diciamo, l'osservazione sulle statistiche mi sembra interessante. Cioè che in qualche modo il magistrato italiano, la magistratura italiana opera in un quadro, in un perimetro legislativo ipertrofico. E io aggiungerei anche non solo ipertrofico ma pasticciato, confuso. Il legislatore italiano negli ultimi 20 anni ne ha passati buona parte a riscrivere ossessivamente alcune parti del codice di procedura penale e non sempre necessariamente, come dire, avendo in testa come fine ultimo l'efficienza del servizio, no? della giustizia penale, se per stare alla giustizia penale. Quindi volevo capire se su questo punto sollevato da Pignatone lei è d'accordo, professore, cioè se che in qualche modo a questo quadro drammatico, e stiamo adesso sul piano dell'efficienza del servizio giustizia, ha contribuito in modo, diciamo, decisivo una sciagurata, diciamo, uno sciagurato e lunghissimo arco di tempo di politiche giudiziarie da parte del Parlamento e quindi anche di maggioranze diverse che si sono alternate nel tempo alla guida del Paese. Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva il Presidente Pignatone, cioè io penso che io ho cercato di fare prima un quadro della situazione, adesso stiamo affrontando il problema delle cause, cioè che cosa ha prodotto questa situazione, e non c'è dubbio che tra le cause vi sia una complessità legislativa, il fatto di non aver tentato il legislatore di trovare delle soluzioni non giudiziarie ai conflitti. Noi ci siamo, nel secondo dopoguerra, ci siamo subito allineati alla formula americana. Lei sa che nel mondo esistono due sistemi sociali. Diciamo, i due paragoni fatti dai sociologi sono il Giappone e gli Stati Uniti. Nel Giappone i conflitti hanno, nella maggior parte dei casi, delle soluzioni che sono o corporative, o familiari, o aziendali, o del gruppo in cui si vive, non third party dispute resolution. Invece quella americana è il ricorso continuo all'autorità giudiziaria e quindi una forte intermediazione di tutti i conflitti. Noi ci siamo allineati subito a questa soluzione e quindi abbiamo aperto troppe strade. Pensi che noi non abbiamo il LIV inglese, il magistrato inglese può dire questo fatto non è rilevante. Persino la Corte Suprema americana, c'è una procedura che
in latino si direbbe certiorari, ma in inglese, in americano si pronuncia certiorari, e che sostanzialmente è una decisione di ammissibilità. Questo per me non è rilevante, io non lo decido, va bene. Sarebbe contrario alla nostra Costituzione, però ce l'hanno. Quindi in più abbiamo delle procedure che hanno portato, vedi l'enorme quantità di questioni che vanno alla Cassazione, che hanno portato a tutti e tre i livelli le decisioni, nel civile e nel penale. Il civile è ancora più drammatico del penale, ovviamente, per i termini che dicevo prima. Quindi non c'è dubbio che una delle cause sia stata questa. Il problema è che questa causa non è stata mai eliminata. E la mia domanda è: ma il ruolo svolto negli uffici legislativi dai magistrati stessi non avrebbe dovuto portare la loro esperienza a suggerire delle modificazioni legislative? Proprio il ruolo svolto dentro al Ministero della Giustizia dovrebbe consentire questo. Il ruolo dei magistrati del Ministero della Giustizia nasce in epoca giolittiana, cioè un secolo fa, e nasce quando non esisteva, poi dopo fu costituito, ma pochissimi poteri, il Consiglio Superiore della Magistratura. E fu visto dai magistrati, giustamente, come uno strumento per garantire l'indipendenza della magistratura, perché la magistratura stava all'interno del Ministero della Giustizia in un'epoca in cui i magistrati erano ancora ritenuti assimilabili ai dipendenti pubblici, sostanzialmente. Nel momento in cui è stato costituito lo scudo, Consiglio Superiore della Magistratura, che è sostanzialmente... Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato concepito dal Costituente come una specie di direttore generale del personale composto di 30 persone invece che di una persona sola, sostanzialmente. Cioè uno scudo per evitare che attraverso il governo delle carriere si governi l'attività che consiste nel dare giustizia. Ora, questo ruolo importante è svolto all'interno del Ministero, il ruolo importante è svolto in molti gabinetti ministeriali, e il ruolo, diciamo, la qualità eccellente dei nostri magistrati, perché questa è una cosa singolare del nostro Paese, e che noi abbiamo poi dei magistrati che in generale sono selezionati molto bene. Sono tra i dipendenti pubblici meglio selezionati, tra, diciamo, coloro che lavorano per lo Stato, meglio selezionati, più accuratamente, con concorsi che si ripetono più velocemente, quindi non con quegli stop and go che ci sono per il resto del pubblico impiego. Però non c'è mai stato, secondo me, nel corpo dei magistrati, ripeto sempre civile e penale, che sono stati quelli di cui mi sono interessato, una consapevolezza della necessità di mettere in ordine la casa comune. Io qualche volta dicevo scherzando ai miei colleghi che venivano dalla Cassazione alla Corte Costituzionale: tu saresti capace, l'ho detto a qualche mio collega, quindi lo posso ripetere, tu saresti capace di stare a tavolino e scrivere una perfetta sentenza con il soffitto che ti cade addosso, e tu continui a scrivere una sentenza perfetta e a cercare di dare giustizia mentre nel frattempo ti sta cadendo la casa addosso. Questo, secondo me, è un fatto importante, è un fatto di cultura importante. E la cosa bella è che è dimostrato dalla, diciamo, c'è una controprova, e cioè che ci sono stati dei magistrati, un famoso presidente di un tribunale di Roma, del Tribunale di Roma, un famoso presidente del Tribunale di Torino, che sono delle eccezioni, e ci sono state delle best practice. Allora la domanda è: ma perché i capi degli uffici giudiziari non hanno fatto quello che hanno fatto i loro colleghi a Roma e a Torino? Io ne sto citando solamente due, perché tra l'altro uno dei due lo conoscevo anche personalmente, che hanno gestito la giustizia in maniera eccellente, cioè si sono interessati non di scrivere soltanto la bella sentenza, ma anche del tetto che perdeva, dell'acqua che penetrava dal tetto rotto.
È d'accordo che la magistratura è stata un po' pigra? Sì, io sono d'accordo. Meno sulla possibilità che i magistrati del Ministero potessero decidere, fare grandi passi avanti sul piano legislativo, perché lì, come vediamo, fino a stamattina c'è, e ci torneremo, penso, inevitabilmente sul tema, gli schieramenti politici sono talmente forti e arroccati sulle loro posizioni in materia di giustizia che è una delle materie in cui non sentono neanche i tecnici, paradossalmente. Forse in tema di trasporti, di sanità o di altro. Lì invece non ci sono. Secondo me lo spazio che storicamente hanno avuto i magistrati del Ministero, ripeto, hanno preso posizione sui casi che facevo prima io, dell'omicidio stradale, dell'abbreviato, ma di tante altre cose, sempre lì il ministro e il suo entourage politico, anche se non tecnico, qualche tecnico c'è sempre, resiste agli input della struttura tecnica. Sono invece assolutamente d'accordo col professore, questa volta avendolo visto per 45 anni dall'interno, che nella categoria, io penso che sia questo, ha prevalso su tutto un, a volte in questo senso malinteso, privilegio del mito dell'indipendenza, cioè non si è capito e non si capisce tuttora che il giudice o anche il pubblico ministero con le sue caratteristiche particolari devono essere indipendenti finché fanno attività giurisdizionale, cioè decidono la sentenza, la causa civile, decidono se arrestare qualcuno, non farla, fare una perquisizione, eccetera, lì devi assicurare l'indipendenza. Quello che la mia categoria, la mia ex categoria, non riesce a capire, secondo me, in larghissima misura, è che questa indipendenza non vale rispetto al tema organizzazione, organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro dei singoli. Invece, nella testa del singolo magistrato, come dice il professore Cade la Casa, tutto quello che è, dai servizi di cancelleria alla fotocopiatrice, agli orari dell'udienza, eccetera, deve essere qualcosa che miracolosamente, per virtù dello Spirito Santo, funziona da sola, senza problemi di bilancio, né problemi del personale. Quando io facevo il capo dell'ufficio e non avevo neanche tanti assistenti per tanti magistrati, veniva quello e dice: ma io sono senza, oppure il mio è troppo scarso. Dammi un altro. Dico: guarda, io ne ho 80. Voi siete 90, ce ne sono 10 che dobbiamo in qualche modo arrangiare. No, tu dammela a me, poi quello per gli altri non mi importa. Cioè, è la logica di non rendersi conto che il cosiddetto servizio di giustizia, si diceva prima, è composto, oltre che da una componente giuridica, lì l'indipendenza è assoluta, da una componente organizzativa, in cui è essenziale l'opera dei capi degli uffici. È difficilissimo riuscire, e per l'aggiudicante più ancora che per la requirente, riuscire a scalfire questo muro mentale, cioè ma io sono indipendente, ma tu non è che sei indipendente nel senso che non puoi venire in ufficio o che se non ci sei non avvisi, oppure che in udienza non te la studi e poi ci deve andare uno all'ultimo minuto, per dire esempi banali, oppure che tu dai la precedenza per dire agli incidenti stradali invece che ai delitti di mafia, dico per cose paradossali. Anche il tema delle priorità rientra, che è particolarmente delicato perché è misto di giurisdizione e di amministrazione, rientra in questa logica. Se un ufficio nel suo insieme decide, ripeto, per fare il paradosso, privilegiare i delitti di mafia, la corruzione, gli incidenti stradali, i singoli si devono adeguare. Invece a me è capitato uno, secondo me il reato più grave è il mancato pagamento degli alimenti alla moglie. Giuro, un GIP di Roma mi disse... 10 anni fa quando io arrivai e si facevano questo tipo di scuole, no, per me è il reato più grave, tutto il resto può aspettare, e non ci sono santi che riescano a smuoverlo. Quindi Giuseppe dice bene il professore, è un problema di cultura, cioè di rendersi conto che bisogna vedere l'insieme del panorama, rendersi conto delle lacune, delle possibilità, dare una mano alle soluzioni dei problemi comuni. Questo purtroppo è una delle lacune, ripeto, io l'ho ravviso nel mito, fra virgolette, dell'indipendenza, che
non è relativa a questo. Lì c'è un grosso deficit della scuola superiore della magistratura che non riesce a sfondare questo muro, e mi spiace dirlo, esprimo un'opinione assolutamente minoritaria in quello che sto per dire, l'attacco in corso anche a livello legislativo alla posizione dei capi degli uffici, come se il capo dell'ufficio per sé è il male, è il singolo sostituto, il singolo giudice, rappresenta il bene, inspiegabile come poi tu sei sostituto fino al primo di marzo e sei il santo. Il 2 marzo diventi aggiunto procuratore e all'improvviso sei il male assoluto, è una cosa che io non sono riuscito a capire in 45 anni, ormai non capirò più. Dico, però con quello che sono le circolari già emesse dal Consiglio Superiore e la legge, il progetto di riforma che c'è all'esame del Parlamento, andiamo nella direzione esattamente opposta. Cioè sempre più anarchia, sempre meno attenzione all'organizzazione. Mi pare, diciamo, che sulle radici dell'inazione o della, diciamo, del cattivo lavoro fatto dal Parlamento siate abbastanza d'accordo. Insistendo su questo punto, io vi volevo chiedere, lei professore nel libro a un certo punto lo accenna, soprattutto nella parte statistica, facendo vedere come, diciamo, in coincidenza della vicenda di Mani Pulite, la fiducia del paese in fronte alla magistratura conosce il suo acme, e poi da quel momento in poi, diciamo, quell'investitura di fiducia, no? Vive la fase della disillusione prima e poi certo, addirittura del tradimento. Ritiene, diciamo, lei non pensa, non crede che è stato proprio in quel momento, ma adesso io provo però a capovolgerlo rispetto alla lettura che normalmente ne viene data. Una lettura che viene data normalmente è che Mani Pulite fu la stagione in cui, diciamo, la magistratura prese consapevolezza, addirittura qualcuno sostiene, pianificò la liquidazione per via giudiziaria di una storia politica, di un pezzo di classe dirigente del paese, politica ma anche economica, e che, diciamo, lì in qualche modo si è consumato il peccato originale, che poi ha reso impossibile o comunque molto difficoltoso un percorso di riforma negli anni successivi. Io provo a chiedervi invece se non fosse vero, se non possa essere vero il contrario. Cioè che in qualche modo, se siamo d'accordo che quella stagione è stato un momento spartiacque della storia politica, ma anche, diciamo, giudiziaria del paese, non sia stato quello il momento in cui la politica ha assunto, diciamo, lei sì, si è macchiata del peccato originale, cioè quella di trasformare il discorso politico in discorso giudiziario. Anche su questo in alcune pagine del suo libro ho trovato dei riferimenti, no? La giudiziarizzazione del discorso pubblico, del discorso politico. A me fa impressione come spesso, diciamo, la responsabilità politica, ma qui per mano della politica, prima ancora, diciamo, che per mano del giornalismo, della stampa o della magistratura, conosca una sovrapposizione con quella penale. Quante volte mi è capitato di ascoltare, diciamo, politici che si difendevano, no, dagli attacchi cui erano sottoposti, eccependo di non aver ricevuto un avviso di garanzia, come se in qualche modo l'avviso di garanzia fosse il discrimine nel decidere se, diciamo, a un soggetto andasse in qualche modo rimproverata una responsabilità, nel caso politica in senso lato e non necessariamente penale. Si può essere responsabili politicamente e penalmente non responsabili. Ma questa sembra una distinzione, come dire, che la politica ha smarrito. Ecco, allora, per tornare al punto, non crede che, diciamo, quella stagione sia stata sì una stagione, un'occasione mancata, ma da parte della politica, perché poi appunto le riforme, le leggi, le scrive e le vota e le approva il Parlamento, fino a prova contraria. Che ne dica il CSM, che ne dica, come del resto poi peraltro stiamo vedendo, cioè nel momento in cui il Parlamento, adesso vedremo che fine farà questo, diciamo, primo
blocco di riforme della giustizia, ma nel momento in cui il Parlamento e un governo hanno deciso di tirare dritto sulla giustizia, il CSM, l'ANM hanno detto quello che hanno voluto, ma non mi pare che, come dire, questo abbia impedito alle riforme di cominciare il loro percorso. Che quella sia la svolta non c'è dubbio. Due indicatori. Primo, muoiono sostanzialmente i tre partiti fondamentali su cui si reggeva la storia italiana per 50 anni. Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista. Qualcuno trasformandosi, qualcuno estinguendosi. E secondo, si cambiano le leggi, la regola del gioco, cioè la formula elettorale, si passa dal conto dei voti, nel passaggio dai voti ai seggi, diciamo, si passa dal proporzionale al maggioritario. Io credo che sia vero quello che lei accenna. Io credo che sia vero, cioè, che in realtà era la politica che aveva in qualche modo esaurito le sue idealità e che a quel punto affida a qualcuno di fare una specie di bulldozer, di fare piazza pulita, va bene? E per ricominciare da capo. Perché la verità è che si esauriscono le finalità fondamentali dei partiti. Le due correnti principali della storia italiana sono state quella popolare e quella socialista. Ora, l'una e l'altra, la componente liberale di quella popolare e quella solidaristica di quella socialista, si erano esaurite in quegli anni lì. Non c'è più un piano Beveridge, il piano Beveridge è del 42. Quindi c'era una sorta di esaurimento della politica. L'innesco quindi non è stato nella magistratura, l'innesco è stato nella politica, che ha delegato sostanzialmente il controllo della virtù ai magistrati, i quali hanno, in questo caso alle procure, che hanno, come dire, fatto l'opera, hanno completato l'opera. E da lì si ricomincia da capo. Basta vedere il modo in cui Forza Italia raccoglie i voti e raccoglie l'eredità elettorale dei partiti che erano morti, no? Che, diciamo, ricomincia da capo. Cioè, io ricordo un fatto, sono stato per 10 giorni, era il governo Ciampi, io ero ministro del governo Ciampi, e siamo stati per 10 giorni perché dovevamo assegnare le frequenze perché c'era stata la prima gara per l'assegnazione delle frequenze telefoniche. E si stavano svolgendo le elezioni. E stavo nel luogo dove, nel vertice del governo, nella stanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per noi, eravamo un bel gruppo di ministri, per noi erano una novità, va bene? Nessuno di noi immaginava che vi sarebbe stato una trasformazione così radicale. Quindi è vero, l'innesco non è stato Mani Pulite, l'innesco è stato altrove, nella crisi dei partiti che per 50 anni, un mio amico americano, T.J. Pempel, che ha insegnato a lungo a Princeton, ha scritto un bellissimo libro intitolato Uncommon Democracies, democrazia fuori dal comune. La sua tesi era questa, che in Italia e in Giappone c'erano delle democrazie fuori dal comune, costituite dal fatto che c'era stato sempre un partito al governo e non c'era mai stato alternanza. Si cambiavano le associazioni, mutavano i governi, ma c'era una cerniera, e la cerniera era assicurata dal Partito della Democrazia Cristiana. Quindi è vera la diagnosi costituita dal fatto che c'è stato un esaurimento dei policy makers, non, come dire, sono diventati solo politicians. Ecco, allora, se siamo d'accordo su questo, cioè che il peccato originale della politica, invece dall'altro lato, la mia domanda è se in questo, diciamo, negli ultimi 20 anni la magistratura italiana non ha scontato non soltanto una forma di pigrizia,
ma non ha scommesso, diciamo così, in modo sciagurato sul ventennio berlusconiano. Cioè l'idea che in qualche modo il ventennio berlusconiano consentisse una sorta di glaciazione, no? di qualunque fremito, anche proposito di autoriforma, era talmente sproporzionato, no? Il disegno di manomissione dell'impianto pensato alla giustizia penale, del processo penale, che in qualche modo questo, una parte della magistratura ritenuto fosse condizione necessaria e sufficiente, come dire, a starsene dove uno stava. Intanto, ovviamente la diagnosi del professor Cassese è assolutamente esatta. Poi a Mani Pulite io aggiungerei sempre le stragi mafiose, perché vanno insieme, cioè la distruzione della classe politica è forse per 2/3 sulla corruzione, per 1/3 almeno sul versante mafia, quindi che porta in sé peraltro un carico di sangue, non c'è altra parola per dirlo, da rendere ancora più pesante l'intervento, le conseguenze, eccetera. Si parla tanto di autoriforma, ma autoriforma della magistratura non è facilissima. Cioè, una cosa è se per autoriforma intendiamo un'autoriforma culturale, come quella di cui parlavamo prima, o anche banalmente etica, su cui possiamo essere d'accordo. È chiaro che, così come c'è un degrado dell'intera società, il degrado colpisce anche la magistratura, lo testimoniano, qui lo scrive spesso Violante, giustamente in questo caso, il numero degli arresti o comunque di magistrati imputati per corruzione è certamente cresciuto. Specchio di una società in cui c'è questo degrado. Però la magistratura non è una normale burocrazia che si possa autoriformare facilmente. La magistratura procede, e la giustizia attorno a lei, perché sono poi intrecciate, per schemi molto rigidi, molto formali. È difficile con le circolari del CSM, che rappresentano il massimo dello sforzo di autoriforma, non parliamo del sindacato, dell'ANM ovviamente. Qualcosa si può fare, nel bene e nel male, però il grosso dei problemi li deve risolvere necessariamente il legislatore, questo come premessa. Dopodiché non c'è dubbio che la storia italiana è stata quella che è stata, non c'è dubbio che c'è stato il ventennio berlusconiano. Il ventennio berlusconiano è stato quello che è stato, ci sono stati progetti, alla fine hanno fatto anche, il progetto Alfano era perlomeno era chiaro e era onesto intellettualmente, perché voleva modificare la Costituzione. Se fosse riuscito, nulla da dire. Molti altri tentativi sono stati fatti invece a Costituzione vigente e mutata di sotterfugi vari, no? E c'è stato uno scontro frontale con la magistratura, non c'è dubbio. Però io continuo a dire che condannando tantissimi magistrati che ci hanno giocato, ci hanno costruito carriere, si sono poi anche schierati apertamente, magari facendo il presidente di provincia o di regione, conservando però, senza neanche dimettersi dalla magistratura, cioè, tanti casi singoli. Oggi no. I deputati credo siano 3-4 forse giudici, non particolarmente né famosi né incisivi. In passato non è stato così. Dico, però, chi dà le carte, chi le ha date, è sempre la politica. Cioè, questi stessi magistrati, alla fine, con loro grossi vantaggi personali in molti casi, però sono stato uno strumento, non voglio dire gli utili idioti, ma uno strumento in mano alla politica. La politica si è spaccata su un crinale, Berlusconi, anzi Berlusconi per semplificare al massimo, e un pezzo di questa, uno dei due pezzi della politica, tutte e due, uno in modo più chiaro e manifesto, l'altro in modo, c'erano le toghe azzurre, si dicevano, hanno utilizzato la magistratura. La sinistra, per ribaltare Berlusconi, ha fatto un manifesto di ricorso alla
alla leva giudiziaria. Ma chi dava le carte? Sempre la politica, sa. Del resto, quasi paradossalmente, già nasce con Tangentopoli la prova che è la politica che comanda. Perché non c'è dubbio che tutto il pool di Mani Pulite, e possiamo pure metterci i magistrati palermitani dell'epoca, tutto si auguravano e non la vittoria di Berlusconi. Cioè, tutto, inutile fare i nomi che conosciamo, ma sia a Milano che a Palermo che a Napoli, i magistrati si auguravano la vittoria di Occhetto, della gioiosa macchina della guerra di Occhetto. Lavoravano in qualche modo, quantomeno oggettivamente, il loro auspicio quello era. E ha vinto Berlusconi. Perché alla fine è sempre la politica che comanda. E oggi la magistratura è senza voce. La caduta di credibilità, che indubbiamente c'è, certo, in buona parte è colpa della magistratura, della caduta etica, eccetera. Però è anche vero che a un certo punto i giornali, dico i giornali, ormai in realtà il panorama informativo è molto più ampio e complicato, dico però, visto che sia io che il professore abbiamo una certa età, diciamo i giornali hanno avuto un input diverso, hanno cambiato posizione. Hanno cambiato posizione e tranne qualche scheggia, alcuni a difesa assoluta, altri ad attacco assoluto alla magistratura, qualunque cosa faccia. Per certi giornali, se un magistrato oggi dice ma sta piovendo, è un motivo per attaccarlo. La sponda opposta dice c'è il sole, è 30 gradi, lo difende lo stesso. Però i giornali, è come la cronaca giudiziaria, i giornali non è che li fa il magistrato, non fa i titoli, non fa le linee editoriali, non fa niente, rispondono ai loro direttori, editori e agli interessi che ci sono dietro. Da alcuni anni la magistratura ha fatto del suo meglio per perdere in credibilità. Però questo crollo è verticale anche perché è cambiato lo schieramento dell'opinione, come dire, dei mezzi che influenzano l'opinione pubblica. Oh, visto che adesso siamo, diciamo, alla conclusione, abbiamo ancora una decina di minuti, proviamo, diciamo, il libro su questo lascia una porta aperta. Però proviamo a dire almeno una o due cose che potrebbero o che dovrebbero essere fatte subito e rispetto alle quali non ci sono controindicazioni. Ma non per altro, perché visto che, allora, al netto che servirebbe un nuovo Giustiniano, ma siccome di Giustiniani in giro non se ne vedono, almeno al momento, e forse non è neanche più il tempo di Giustiniano, forse non è neanche più un tempo in grado di partorirlo, un Giustiniano. Però quali sono quelle uno, due, tre cose su cui oggi, diciamo, il Parlamento, a maggior ragione, peraltro nel contesto politico peculiare che il Paese sta attraversando, quindi anche in forza, diciamo, di un indubbio vantaggio rappresentato oggi da una maggioranza trasversale, dovrebbe fare? Ma prima, indubbiamente, tener conto che la domanda di giustizia della nostra società ha davanti degli operatori della giustizia in un numero troppo ristretto, perché per diversi motivi è stata fatta una politica malthusiana. Se lei vede le statistiche del numero dei magistrati dall'immediato secondo dopoguerra ad oggi, nota che c'è un aumento, se non ricordo male, del 30-40%. Prenda il numero degli abitanti in Italia, è aumentato di 10 milioni, quindi è passato da 50 a 60 milioni, e prenda il numero dei dipendenti pubblici, siamo arrivati a 3 milioni e mezzo. Il che vuol dire che l'offerta di giustizia, la domanda di giustizia, c'è una discrasia tra le due cose. Cioè ci sarebbe bisogno di più magistrati. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che si sta facendo, di dotare gli magistrati di assistenti, è uno dei progetti della ministra Cartabia, mi sembra un eccellente progetto. La terza cosa che si sta facendo è quella di modificare una serie di norme del processo civile, del processo penale, in modo da evitare questo
peso eccessivo delle magistrature superiori, perché, lo diceva prima il presidente Pignatone, non è possibile che tutti vogliano andare. Questo in parte deriva, e questa è un'altra modificazione da fare, dall'alto numero di magistrati, di avvocati, scusi. Se io non ricordo male in questo momento le cifre, il numero di avvocati in Italia supera i 240.000. Se non ricordo male sono 150.000 in Germania, dove il numero di abitanti è di 80 milioni contro i nostri 60. È abbastanza chiaro, no? C'è un problema, insomma, no? L'altra cosa che io farei è invitare tutti i magistrati che siedono negli organi esecutivi, anche nelle strutture serventi del CSM, prima addirittura nella segreteria della Corte Costituzionale, di ritornare a fare i magistrati, perché lì fanno il capo del Dipartimento degli Affari Penitenziari. Che cosa fa, Presidente? Fa il gestore di un settore alberghiero, innanzitutto, perché il carcere, come è noto, è un albergo dove si è costretti a stare chiusi dentro, non si può uscire. Un albergo di condizioni non ottime, ma insomma... Ha una stella. Come? Con una stella. Con una stella, appunto. E poi deve gestire tutto l'approvvigionamento di così. Questo è un compito tipicamente amministrativo. Quella persona che svolge quella funzione amministrativa è stato scelto per le sue conoscenze giuridiche, per la sua capacità di fare il magistrato. Se io l'ho selezionato in quel modo lì, voglio che venga utilizzato in quel modo lì, non per fare un'altra cosa. Era abituato a guidare un'automobile, non a guidare un autobus. No, per dire due cose che si possono somigliare. Queste, secondo me, sono proprio i passi immediati più urgenti. Poi chiudere le porte. Se io sono devo essere giudicato, non voglio che la persona che mi deve giudicare, se voglio che sia imparziale, lui non solo non deve appartenere a un partito, ma non deve neppure ricordarmi che ha appartenuto ad un partito o che si è presentato nella lista di un partito. Se no, imparziale vuol dire non parziale, e parziale e partito hanno la stessa radice nella lingua italiana. Quindi una esclusione assoluta all'accesso alla politica da parte dei magistrati. Si sa che non si può manifestare una propria opinione come appartenenza politica al di fuori, perché questo comporta un vulnus grave per l'indipendenza dei magistrati. Se già questo venisse fatto, io penso che sarebbe... E poi un'ultima cosa che secondo me bisognerebbe fare. La selezione dei capi degli uffici giudiziari, invece che essere fatta sulla base delle appartenenze alle correnti e così via, che hanno permesso di avere degli eccellenti capi di uffici giudiziari, nonostante questo, dovrebbe essere fatta sulla base delle esperienze che le persone hanno fatto come capi degli uffici. Una persona, a me è capitato, alla Corte Costituzionale, di avere dei colleghi che sono stati i migliori giudici, le persone con cui ho imparato di più, e sono stati i peggiori presidenti. Come si spiega? Per il semplice fatto che se fai il giudice è un mestiere, se fai il presidente è un altro mestiere. Ci vogliono delle capacità organizzative, bisogna saper dialogare con le persone, saper dare la parola, saper condurre la discussione in un collegio in modo tale da arrivare a una conclusione. E questo deve essere valutato dal CSM. Non? Per valutarlo, secondo me, bisogna prendere il curriculum di una persona, vedere come ha fatto in precedenza, chiamarlo, ascoltarlo. Io ho fatto parte spesso di commissioni per la nomina di professori all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Va bene. Noi abbiamo
abbiamo fatto le selezioni sulla base delle cose che loro avevano fatto, che avevano scritto. Poi ci siamo seduti intorno a un tavolo, va bene, in pubblico. Loro stavano lì, qualche volta erano persone più anziane di me, va bene, e stavano lì e dovevano rispondere alle nostre domande. E noi gli chiedevamo: che progetti c'hai? Secondo te, per fare questo, che cosa bisogna fare? Come si organizza il lavoro di insegnamento in un organismo che ha studenti che vengono da 25 paesi europei? E quali criteri faresti per la chiamata dei professori universitari? Ecco, alla fine noi sapevamo chi stavamo nominando, va bene? Li conoscevamo. E questo è il modo con cui si scelgono le persone. Presidente, c'è qualcos'altro, qualcosa in più o di diverso che si può fare? Allora, la cosa su cui io ho scritto, cioè il mio primo articolo per Repubblica e il mio primo articolo prima ancora per la stampa, è la depenalizzazione. Perché accanto all'aumento del numero dei magistrati, che poi non può essere illimitato perché si vede che non si riescono a coprire neanche i posti a concorso, perché questa è una triste realtà, che all'ultimo concorso, credo per 350 posti, gli ammessi agli orali sono meno di 350. C'è per il penale sempre, per la giustizia civile ci sono altri strumenti, altre vie di fuga prima di arrivare davanti al giudice, altre vie di soluzione. Per il penale ci vuole la depenalizzazione, lì c'è, senza di quella il penale non si risolve. L'altro auspicio sarebbe, in base a quello che ho detto all'inizio, una rivisitazione almeno parziale delle impugnazioni, perché non si può prevedere i tre giri di campo per questo povero disgraziato con gli 80 kg sulle spalle. Quindi, però, quando uno dice queste cose, gli avvocati ti saltano addosso dicendo che sono violati i principi della Corte europea, della Corte mondiale, della Corte planetaria, il che non è vero perché è applicato in Francia e Germania, che sono paesi, credo, civili non meno di noi, diciamo. Su questo e sul versante le varie riforme cartabie, penale, civile, processuale, eccetera, io sono anche abbastanza nella difficoltà del momento, quella sul Consiglio Superiore, già cambiare comunque il sistema elettorale, già qualcosa smuovi le acque, senza farsi molta illusione. Sulla selezione dei capi, degli uffici, ha ragione il professore, cioè, ora hanno disposto addirittura per legge che si debbano fare le audizioni. La difficoltà è che la gran parte dei capi degli uffici viene dall'avere fatto il soldato semplice, cioè o il giudice o il sostituto. Io credo, per la verità, che a livello dei capi, specie degli uffici più importanti, il gioco delle correnti non abbia inciso. Cioè, alla fine sono quelli che dovevano essere nominati sono stati nominati. Magari non è stato nominato nella città, ma piuttosto in quella B, ma quelli erano, non è che sono rimasti fuori per quello che noi stessi fra di noi ci conosciamo, personaggi eccezionali che non hanno avuto l'incarico di procuratore della Repubblica o di presidente del Tribunale. Sul livello invece intermedio, cioè presidenti di sezione dei tribunali, della Corte d'Appello, qualche volta anche procuratori aggiunti, il gioco delle correnti è pesato di più. Ma perché pesa di più? Perché è facile che per uno stesso posto ci siano 3, 4, 5 candidati più o meno equivalenti. E più o meno equivalenti sulla base dei curricula, delle esperienze e probabilmente per quello che giravano le voci nel nostro ambiente, più o meno equivalenti anche nella sostanza. A questo punto è chiaro che il gioco delle correnti ha pesato. Questa è la mia personalissima sensazione. Dopodiché, nominare i capi degli uffici giudiziari, intanto bisogna rendersi conto che gli uffici giudiziari sono tanti, 200 e passa, fra procure, poi raddoppiare quei tribunali più le corti d'appello. Cioè, si richiede un livello qualitativo a un numero elevatissimo, non, abbastanza elevato di persone. Quindi non ci si può fare manco l'illusione di avere dei fuoriclasse pure al presidente del tribunale dell'ultima cittadina della Calabria o del Piemonte. Dopodiché la selezione, ripeto, la difficoltà nasce che normalmente sono soldati semplici che aspirano a diventare ufficiali, diciamo. Io penso che
ancora una volta qua, per esempio, quello che è lo spirito del tempo è controindicato, perché oggi si vuole, alcune delle correnti della magistratura dicono a chi ha fatto un incarico direttivo deve tornare a fare il soldato semplice. Errore tragico, perché tu non puoi diventare presidente o procuratore del Tribunale di Roma se prima non hai visto come funziona un ufficio medio piccolo o medio grande, insomma non puoi diventare da sostituto procuratore di Roma. E poi da procuratore di Roma devi tornare per 2 anni, di Roma, di Milano, di Torino, a fare il sostituto, per poi magari dopo X anni non si sa bene. Cioè, torniamo al discorso fondamentale prima della cultura. Cioè, bisogna rendersi conto. Qua il problema non è di mortificare l'ambizione, che è una malattia professionale dei magistrati, è il problema di rendere il servizio giustizia il migliore possibile. Sotto questo profilo, se uno ha fatto bene il procuratore della Repubblica, una città di medie dimensioni, un ufficio quindi di medie dimensioni, va preferito a quello che ha fatto il sostituto, il giudice, ma per forza di cose, devi imparare 100.000 cose che non sono scritte nel codice di procedura penale. Purtroppo lo spirito dei tempi non è in questa direzione. Comunque, non c'è da farsi illusione, secondo me, secondo anche l'esperienza, sui criteri dati o dalle circolari o dalla legge troppo dettagliati, perché più è dettagliato sono dettagliati i criteri di nomina, più aumenta paradossalmente la facoltà, la possibilità per chi nomina di scegliere facendo pesare un criterio piuttosto che un altro. Ed aumenta esponenzialmente, come abbiamo visto negli ultimi tempi, la possibilità per il giudice amministrativo di dire: ah, ti sei dimenticato questa virgola, là ci voleva il punto e virgola, e quindi annulliamo e ricominciamo. Io ringrazio entrambi, davvero è stata una chiacchierata molto molto stimolante e credo, spero, anche illuminante. E naturalmente auguro grandi fortune al libro. A tutti e due i libri. A entrambi gli autori di entrambi i libri. Grazie.